Non può essere successo più di due spulciate fa. Dice Ugo il furetto mentre smozzica pezzi di pollo nella sua cuccetta rossa di spugna. Una gran bella cuccetta, a dire il vero, molto migliore di tutte quelle degli altri furetti del rione, costretti a giacere in alcove di lana grezza per lo più comprata al mercato per 4 soldi e senza scontrino. Un furetto pieno di storie il nostro Ugo il furetto, ma è questa in particolare che gli viene in mente quando gli si chiede di narrarne una presa scelta dalla sua lunga e furettosa vita di 7 mesi. Ero al campo estivo per furetti altolocati, frequentato in gran parte da colletti inamidati, quando all'improvviso accadde quello che temevo, franco la faina giunse a bolleggiare il luogo. Cose da sapere su Franco la faina, roditore assai robusto che controlla la zona. Come tutte le faine, lui odia assai furetti, sia in essi lunghi, corti, alti, bassi, larghi o stretti. Ugo disse sarà meglio alzare i tacchi in un minuto, non fosse per il fatto che era uscito un infradito. La fuga fu rovinosa per il nostro peloso eroe, che si sbucciò ben più di un ginocchio quel pomeriggio, maledicendo il suo ridotto senso dell'estetica, ma ringraziando perlomeno il fatto di aver evitato di abbinare calzette di spugna alle già in pratiche calzature. Ma è noto che la sorte aiuta i furetti audaci, senza stare a guardare se si siano un po' incapaci. Ed è così che Ugo accorse, sì, senza dar due occhiate, che il buon Franco la faina aveva le ogan sue fidate, e fra un salto una capriola ed un tronco da saltare, indovinate chi fu il primo gonzo ad inciampare. Ovvio che è cattivo quello che deve fallire, ed è proprio al buon Franco che tocco cascare. Cascare appena superato il ciglio della strada, per diventare senza indugio alcuna frittata. E fu così che anche quel giorno Ugo ebbe salva la vita, non che quella che lui ritiene sia una storia da raccontare. Ma è tristemente evidente che per quanto lui la imbellisca, questa storia in realtà